Ciao a tutti, bentornati o benvenuti per i nuovi arrivati sul mio canale. Il primo video del 2019. E di che cosa parliamo? Parliamo di Cube by OBS. Io direi che possiamo saltare il quarto d'ora di video inutile in cui io vi mostro tutti i dettagli della scatola, tutti i disegnini, i cuoricini, le farfalline e le letterine dell'alfabeto, e passiamo subito a parlare del prodotto. All'interno della scatola potrete trovare il manuale di istruzioni, il cavetto USB, le user attention. Ovviamente non esce. Ok. E la vostra box. Allora, che dire di questa box? In realtà questa box è qualcosa di molto semplice. Ha una batteria integrata da 3000 mAh, arriva fino ad 80 W, legge le resistenze dallo 0,10 ai 3 ohm e pesa 152 grammi. Qui, come potete vedere, avete l'uscita dell'USB per caricare. Questo è il tasto Fire e qui ci sono il tasto più e meno. 5 click, l'abbiamo accesa. Ora voi non vedete lo schermo, ovviamente. Per bloccare e sbloccare i tasti, 1, 2, 3, e si sbloccano e potete andare ad alzare o abbassare il wattaggio. Ovviamente tasto più o tasto meno è indifferente, sempre comunque 3 click e voi sbloccate, andate ad impostare il wattaggio che volete e con altri 3 click andate a bloccare il wattaggio. Ora ci montiamo sopra un atomizzatore. Nel mio caso il mio Berserker 24 mm. Ovviamente questa box può tenere anche atomizzatori da 25 tranquillamente. E andiamo a provarla. Gioia! Vai a cuccia! Box semplicissima da utilizzare. La batteria, essendo da 3000 mAh, vi garantisce, soprattutto se andate con il tiro di guancia, 3/4 di giornata, quindi un'autonomia molto lunga. Direi anche abbastanza leggera ed ergonomica. Il prezzo è molto abbordabile, abbiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo e quindi, se dobbiamo tirare le somme, che dire, voto finale 8,5. Acquisto sicuramente consigliato a tutti coloro che hanno bisogno di una box che non sia troppo impegnativa ma che faccia il suo. Il video si conclude qui e quindi ragazzi, quello che dovevo dire io ve l'ho detto, quello che dovevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.